Perugia ha superato senza grandi danni il dopo Vannini, ma il pareggio di Firenze è obiettivamente forse per la Fiorentina un po' stretto. Comunque le immagini di questo servizio, una volta tanto, incominceranno con i due protagonisti da 10 e lode di questa partita. Ecco, le immagini proprio sono dedicate a questi due protagonisti, e cioè il pubblico e l'arbitro. Lo stadio, lo vedremo, strapieno, appunto sono in attesa, ecco appunto le immagini, e comportamento esemplare del pubblico. L'arbitro, D'Elia, forse il migliore attualmente del campionato, ha dominato il nervosismo dei giocatori. 22 falli, soltanto nel primo tempo, possono dare un'idea di quanto succedeva tra i giocatori. D'Elia è stato l'autentico moderatore dominante, così come deve essere. Ecco, passiamo ora alla partenza di slancio della Fiorentina, al tacco di Antonioni e al tiro di Tendi. Malizia è pronto. Ed è il gol della Fiorentina dopo 9 minuti, da manuale, scende a menta, cross per Tendi, passaggio rapido, non ha bisogno di commenti questo gol di Sella. La Fiorentina dopo il gol insisterà e fra i suoi giovani ne brilla uno, Bruni. Lo vedremo, eccolo, vedete di prima dare via una palla, qui Orlandini perde l'attimo e perde anche l'occasione di tirare a rete. Ora il gol degli ex Casarza, il gol del pareggio del Perugia, Casarza-Speggiorin, guardate il pasticciaccio della difesa viola, quasi un regalo. La Fiorentina fino alla fine, ancora Bruni, vedete, gioca, opera il cross. Sella, questa volta il tiro non è perfetto, Malizia però comunque è molto bravo. Ancora la Fiorentina è avanti, alla ricerca subito del vantaggio. Antonioni qui ha tirato alto. Ecco qui vedete, Orlandini assist, Sella alto. Passiamo alla ripresa e vediamo come Galdiolo manca il gol. Sentiamo cosa dice Galdiolo. Diciamo è stato uno scambio, è stato più uno sbaglione della difesa per Fiorentina. Io naturalmente ho cercato di anticipare Galli, invece forse stanchezza, un po' a causa mia, non ci credevo alla palla e gliel'ho tirata in porta, gliel'ho tirata in mano. Questo purtroppo, gli errori si pagano, ma penso che per la Fiorentina sarebbe stato uno smacco troppo grosso. Questa invece è la dichiarazione di Casarza, qui c'è il testa e il colpo di testa dal fiume sul passaggio di Casarza, era perché nella finale della partita, lo vedremo, qui c'è un, così si parla di un fallo, ma evidentemente Orlandini era stanco e D'Elia ha fatto bene appunto, ha arbitrato benissimo a sorvolare su questo fallo. Qui c'è un tiro di Antonioni su punizione che sfiora il palo, Malizia per poco non viene beffato, e ora vedremo su calcio d'angolo ancora nella pressione viola l'esterno rete colto da Sella. Vediamo la punizione di Galdiolo che sfiora la traversa e alla fine appunto il gol mancato, mancato si fa per dire, vediamo l'azione, da Casarza. Ecco, Casarza entra in area, Galli para, da Firenze vi restituisco la linea, è tutto.